Benvenuti. Oggi vediamo insieme qualche altro piccolo video per questa piccola anteprima del quarto incontro del corso sulla multimedialità, quindi sulle foto e i video per la didattica. Il primo video che vi ho inserito anche in piattaforma è dedicato a, l'ho intitolato come fare l'importanza di fare le scelte giuste, perché cioè, è scontato che anche se questo video ovviamente è scherzoso, è basilare, no? Fare delle scelte adeguate, quindi conoscere un attimino prima gli strumenti, avere un attimino prima idea di quanto pensiamo di andare a realizzare e così dicendo, insomma, organizzarci in un certo modo, magari l'ideale anche insieme ai nostri alunni, quindi sperimentare, testare, utilizzare nuovi strumenti, ce ne sono di ottimi anche online, quindi la cosa è, diciamo, il web 2.0 anche in questo caso ci viene notevolmente incontro, oltre che appunto noi tratteremo molteplici software multipiattaforma e rigorosamente gratuito. Con il secondo ho pensato insieme a Paolo di diciamo attirare un pochino più l'attenzione sul discorso e l'importanza degli interventi dei forum, e quindi per cercare di rispondere in qualche modo ad un intervento di un corsista ho provato a darvi un po' un'idea nuova, quindi quella di, come vedremo insieme, di utilizzare al limite se stessi, ma ripresi ad esempio all'interno di Second Life, quindi tramite il proprio avatar, usando più finestre al tempo stesso, e quindi la finestra del programma che primariamente desideriamo usare per realizzare ad esempio un video tutorial oppure una lezione per i nostri alunni. Ripeto, un'altra piccola finestra dove inquadreremo noi stessi ed un'altra terza finestra che magari raccolga i titoli o gli argomenti principali di quanto andiamo e andremo, insomma, di quanto andremo a trattare e ad elaborare. Con l'augurio che la cosa sia gradita e che vi possa tornare utile, niente, vi auguro solamente una buona visione e poi rientreremo qui all'interno del corso per il dialogo e per degli approfondimenti. Quindi buona visione e buon ascolto. Hi, I'm John, and I'm going to give you a guided tour of the latest revolution in computer technology, the Mac Teeny, the smallest computer in the world. You'll notice it only has one key, but it still performs all the functions of a regular keyboard. For instance, if I want to type the letter A, I press it once. For the letter Z, I press it, you guessed it, 26 times. Okay, how about punctuation? For a comma, I hold it down for 4 seconds, release it for 2, and then rat-a-tat-tat. This and all the other combinations are explained in the manual. The Mac Teeny is also a fully integrated entertainment system. It's perfect for listening to music, watching movies, or even giving a business presentation. Since I started this commercial, we've brought out a newer, smaller computer, the Mac Teeny Nano, rendering this one obsolete. Thanks for watching. Ah, buongiorno a tutti. Vediamo insieme come poter realizzare un video dove si possa vedere, diciamo, vedere e sentire da una parte diciamo se stessi ripresi con la cam, però perché no, potrebbe essere quale idea simpatica anche il nostro avatar in Second Life, che come vedete interagisce minimamente. Dall'altra mettiamo che si debba e si voglia illustrare una certa operazione all'interno, per esempio, di filmati su YouTube, eccetera, e al tempo stesso utilizzare anche un foglio o comunque una presentazione, un insieme di voci che appaiano all'unisono con tutto il video.
Vediamo quindi un attimino, io ho preso orientativamente le misure, questo è un foglio di OpenOffice col programma di scrittura, provo a ridimensionare la mia pagina e vediamo se in qualche modo riusciamo minimamente ad inserirla. Vedete che cerco di prendere le misure, di posizionarla in modo e maniera che io, come faccio clic qui sopra e sopra il mio avatar, tutto ciò che non ci interessa, diciamo, non appaia semplicemente. Però siamo sempre un attimino larghi, quindi io dovrei stringermi sempre un po'. Proviamo a ridurre ancora appena fino lì, anche così, perché no? Proviamo, ecco, ora ci dovremmo quasi essere. Vediamo, sì, la allineiamo un attimo, riposiziono qua, rifaccio tutto sul mio avatar e ci siamo. Qui ovviamente il nostro carattere di scrittura deve essere molto grande, perché altrimenti non riusciremo a leggere anche dal video. Proviamo quindi un 72. Allora, iscrizione, scriviamo. Iscrizione. Vediamo, poi quali sono le voci. Allora, torniamo un attimino a noi. Avevo scelto 72, però in effetti forse è un attimo troppo grande. Ecco, quando è bene un 66 come grandezza. Quindi rifacciamo un clic sul nostro avatar. Qui siamo pronti. Facciamo un clic sulla pagina di YouTube. Allora, il nostro... Ovviamente, per esempio, questo qui potrebbe essere, scusate, ora non ci penso più, ma anche un attimino più sopra, proprio per non far vedere. Ecco, questo lo possiamo allineare un po' meglio qui sulla pagina e poi magari ritaglieremo il tutto. A questo punto penso che possa andare. Poi, ovviamente, la pagina potrebbe essere colorata, insomma, vediamo un attimino insieme come trovare una soluzione in questo. Manca l'ultimo tocco, quindi un clic sulla pagina e ci troviamo. A questo punto, diciamo, possiamo dire che ci siamo quasi. Allineiamo proprio il tutto con un pochino di pignoleria, torniamo sulla pagina, andiamo su, vediamo, formato pagina, pagina lo sfondo, e lo sfondo diciamo che voglio un blu scuro, ok? Per diciamo far esaltare un attimino quelle che sono le scritte, però al tempo stesso magari, ecco, diamo un invio, ecco, per staccare un attimo, vedete che però qui non c'entra, quindi siamo fregati a volte per poche righe. Vediamo. Quindi questo sopra, eccoci, ci siamo, qualche modo siamo riusciti. Ora questo può essere allineato meglio, eccetera, eccetera. Diciamo che siamo pronti. Allora, a questo punto, dico buongiorno a tutti, vediamo insieme come iscriversi ad un canale su YouTube e come, diciamo, essere avvisati se viene pubblicato un nuovo video. Allora, bisogna ovviamente accedere. Quindi proviamo a ridirli, installazione di Moodle, io faccio il passaggio al contrario, dico accedi, inserisco i miei dati, e dico accedi. Una volta che siamo entrati cerco il video che mi interessa, l'argomento che mi interessa, e mettiamo che io mi voglia abbonare in base al video che sto vedendo ai 19 video di questo diciamo quest'autore, questa persona che ha pubblicato questi video. Non è iscritto, quindi niente da fare, ne devo trovare un'altra dove non sono iscritto. Sludo. Ecco, vedete, mettiamo che io mi voglio iscrivere ai video di Elena Laporta, ne ha pubblicati ben 109, quindi sarà sufficiente posizionarsi in questa zona dove appare la scritta iscriviti, fare un clic,
Dopodiché, vedete, ecco, si appare iscritti, diciamo, all'istante, perché avviene questo check button con segno di spunto o meno. Ma la cosa poi interessante che io suggerisco a tutti è anche fare un click qui, dove possiamo leggere. Ora sei iscritto ad Eleonora Porta. E subito nella parte sottostante, se facciamo un segno di spunto in questa zona, appare appunto la scritta inviami anche un'email ad ogni nuovo caricamento. Sarà sufficiente che io aggiorni, e come vedete poi la cosa interessante anche posso, se sono già registrato o meno, annullare anche l'iscrizione. Comunque io scelgo aggiorna. A questo punto sono iscritto. Come Eleonora Porta pubblicherà un nuovo video tramite email, io verrò avvisato. Bene, vi ringrazio della cortese attenzione e niente, fatemi sapere se questo piccolissimo video tutorial vi è stato in qualche modo utile. Buon lavoro!